Buongiorno a tutti. Questa gioventù è marcia. I giovani sono maligni e pigri e l'attuale generazione non sarà mai come quelle precedenti. Queste frasi sono state imputate a Socrate e quindi stiamo parlando di un cliché, così come che la pubblica amministrazione non è particolarmente produttiva o è lontana dai cittadini. Sono cliché e retorica e devo dire che guardandomi indietro il tempo che ho buttato della mia vita è stato quello in cui mi sono abbandonato ai pregiudizi. Penso che i giovani siano fantastici, dirompenti, abbiano voglia di interpretare correttamente il futuro, hanno delle energie fantastiche. Penso che la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni esprimano dei grandissimi valori e siano composte da professionisti che hanno a cuore l'interesse di cittadini ed imprese. Siamo qui per ascoltarci, per ascoltare voi innanzitutto e per fare in modo di avvicinarci il più possibile alla vostra realtà. Perché vedete, il far parte della pubblica amministrazione significa fare delle scelte, prendere parte a delle decisioni che riguarda tutti voi, riguarda i vostri amici e le vostre famiglie. Significa non stare nel sedile posteriore dell'auto, ma provare a guidarla. Ed è anche emozionante farlo. Sto facendo questa esperienza in una parte in cui mi sento diversamente giovane, ma mi sono reso conto di cose che non avrei potuto prevedere. Molti di noi hanno una gratificazione innata nel fare qualcosa che orienti, come diceva un nostro collega, qualcosa che è più grande delle nostre individualità. Quindi siamo qui per darvi lo spazio che meritate, perché il futuro è vostro e vorrei che lo fosse anche il presente, e perché l'ascolto è il primo passo per ottenere un cambiamento. Buon futuro a tutti voi.